Credo che sia veramente stato un atto di grande coraggio per la sovrintendenza, per il Museo Archeologico di Napoli e per l'artista misurarsi in un'operazione così impegnativa come porre un'opera a confronto con il Toro Farnese, che è non solo un'opera straordinariamente famosa nell'arte italiana, ma è il simbolo quasi del museo. È un'opera particolarmente affascinante e grande. Cristian Leperino si è misurato con quest'opera con un grande coraggio e con una straordinaria capacità di interpretare il senso che poteva avere il suo dipinto in confronto a quest'opera, ma anche con la cultura napoletana. La cultura napoletana che è fatta da una grande tradizione, da una grande tradizione aristocratica e di cultura straordinaria, ma anche di una popolarità difficile, di quartieri disagiati, e queste due realtà si incontrano in quest'opera in una sorta di grandezza che credo che possa veramente rappresentare bene Napoli e la sua vitalità. Direi che nell'opera di Leperino si verifichi un incontro fra due realtà che sono apparentemente contrastanti, lontane. Innanzitutto bisogna capire che cosa ha fatto l'artista. Ha collocato un'opera moderna, contemporanea, in un contesto che dovrebbe essere quello che conserva l'antico o addirittura l'antichissimo. Non è un'operazione nuova in Leperino, perché l'ha fatta altre volte, sempre con ottimi risultati. Questa volta si è confrontato con un'opera imponente. Ecco, forse la difficoltà maggiore era proprio quella di confrontarsi con qualcosa che catturava l'occhio di per sé, sia per la sua bellezza che per la sua fisica grandezza. Si pensa che sia uno scontro, invece è un incontro, è una fusione fra due realtà che sono agli antipodi se prese concettualmente, ma fuse se considerate invece nella loro intima essenza. Si può usare un concetto della fisica, orizzonte degli eventi. No. Che cos'è un orizzonte degli eventi? Un orizzonte degli eventi per i fisici è un quasi luogo o un oltre luogo al di qua del quale accadono degli eventi che noi registriamo e interpretiamo in un certo modo con i nostri strumenti logici e con i nostri sensi. Oltre, che cosa c'è? C'è qualche cosa che non sappiamo esprimere, perché esce fuori sia dai nostri strumenti logici che dai nostri sensi. Ecco, Leperino fa questo tipo di operazione, fonde
due realtà apparentemente antitetiche in uno spazio-tempo al limite, che è un orizzonte degli eventi. In questo punto di fusione accadono delle cose, accadono delle percezioni, delle sensazioni, si attivano delle realtà mentali, degli specchiamenti. Oltre invece si perde il concetto. E lui è molto abile in questo incontro, in questa fusione. Il contesto in cui lavora l'artista non è molto cambiato, nonostante l'apporto delle nuove tecnologie, è comunque un lavoro che impegna anche il corpo, viene dal corpo oltre che dalla mente. Leperino fa appunto questo, lui non nasconde il suo corpo, i suoi sensi, le sue braccia, i suoi piedi. Il fatto di lavorare su dimensioni grandi, addirittura a volte enormi, come in questo caso di lavorarci fisicamente, introduce un forte elemento di corporeità che è significativo, perché c'è l'impatto con la superficie. Sembra una cosa da niente, ma pensate cosa significhi produrre un gesto che deve essere poi visto a 30-40 metri di distanza, ma farlo a 20 centimetri, no? Quindi avendo un coinvolgimento quasi immersivo. Per chi si occupa delle trasformazioni dello spazio, degli ambienti di vita, tre sono i caposaldi della contemporaneità: ambiente, paesaggio e memoria. Cioè ogni intervento, ogni trasformazione deve avere la capacità di entrare a far parte dell'ambiente negli suoi parametri, di essere parte del paesaggio e di essere all'interno dei processi di stratificazione che hanno determinato quel contesto. Cioè l'architettura, il costruire, il trasformare, non ha necessità di produrre, non deve anzi produrre oggetti isolati che si autocompiacciano della propria essenza, ma deve avere la capacità come suo obiettivo quello di trovare degli elementi che entrino a far parte di queste tre grandi dimensioni, quella dell'ambiente, del paesaggio e della memoria. Cosa è invece il compito di un'opera d'arte e quindi che cos'è il compito di un'effettiva scultura all'interno dei contesti urbani? Perché le sculture fanno parte dei nostri contesti, ma quelle servono per dare senso. Cioè l'opera d'arte ha senso nello spazio urbano in quanto è capace di introdurre dei nuovi sensi, perché non ha una funzione specifica, non ha il compito che ha, diciamo, il costruire l'architettura di soddisfare delle funzioni sia pur precarie, sia pur dei pretesti momentanei. Ma l'opera d'arte ha la necessità di essere quasi un'agopuntura all'interno dei nostri contesti e quindi di suggerire con la sua capacità di autonomia, di suggerire interpretazioni, di lanciare messaggi, e questo credo che sia poi la sua funzione all'interno dello spazio urbano. E quindi mi sembra per esempio molto interessante quando quello che vediamo dentro al Museo Nazionale di Napoli, quando c'è la scultura del Toro Fornese che si proietta sopra un'immagine della città. Ebbene, la città che c'è alle spalle, che Leperino ha ricostruito nel suo immaginario, l'ha ricostruita alle spalle, e mostra questa serie di edifici che ognuno si compiace della sua autonomia, mentre invece vediamo che l'architettura, la scultura del Toro Fornese che sta di fronte, quasi esprime l'opposto, perché esprime le relazioni che esistono fra le varie figure che compongono quell'elemento.
Per la realizzazione di questa mostra sono stati significativi alcuni miei ricordi legati alla città di Napoli. A Ponticelli negli anni '80 si costruivano grandi palazzi di cemento, casermoni tutti simili, bene o male, e all'interno dei quali la gente tuttora vive in maniera, credo, molto disagiata. La cosa particolare che all'epoca mi colpì profondamente fu l'esperienza unica e ripetibile di vedere questi grandi macchinari che trivellavano il terreno, facendo emergere cosa? L'archeologia della storia, cioè pezzi, frammenti, intere aree del passato emergevano. E vedere nello stesso luogo reperti di archeologia insieme a pilastri piantati nel suolo ha completamente stravolto il mio modo di sentire lo spazio, la città, perché è come se la memoria della contemporaneità, il contemporaneo fossero tutt'uno. Era il 1985 e ricordo che un grosso boato scosse l'intera zona industriale di Napoli. Seppi dopo che alcune cisterne dell'Agip esplosero, devastando l'intero quartiere di Gianturco, nella zona periferica. La cosa sconvolgente è che nei giorni successivi all'incendio, attraversando, spostandomi dalla periferia est verso il centro della città, notai che lo skyline della città, che conoscevo fino a quel momento, era totalmente mutato. Intorno a me solamente brandelli rottami di cristallo frantumato, pareti annerite dal boato. Quell'evento ha fortemente condizionato il mio modo di vedere la città, ma soprattutto il mio modo di sentire, di percepire la città. Qualcosa di nuovo si era insediato, cosa? La paura. La paura di poter, da un momento all'altro, essere spazzato via. Yeah.
Nei pressi del porto di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, esiste una storica centrale termoelettrica dismessa. La polvere del tempo, gli ossidi, la ruggine, le conferiscono quasi un alone di sacralità. Ho deciso di portare negli spazi del Museo Nazionale alcuni frammenti di quei luoghi, realizzando un'opera che esprime il concetto di creazione e distruzione. Un'opera che crea una fusione tra l'archeologia della storia dell'arte e quella della metropoli contemporanea. Una scultura che si dona allo sguardo dello spettatore come memoria del futuro. Leperino è una delle punte d'eccellenza della giovane arte a Napoli nel primo decennio del XXI secolo. Anche Landscape of Memory, Christian Leperino dimostra di saper slittare profondamente con competenza tra i generi, tra pittura e scultura. Riesce a usare linguaggi diversi e tecniche diverse. E se il grande paesaggio ha una consistenza quasi potremmo dire scultorea, e pervade lo spazio e lo riformula, quello del Toro Farnese, la stanza che percepiamo come immagine al di là del vetro viene ricostruita come una grande installazione scultoria, che vediamo però come immagine. È un gioco sottile e complesso che denota grande competenza nell'uso delle tecniche, grande scaltrezza e soprattutto grande innovazione. Christian Leperino ha anche una forte dignità dell'essere artista, una forte consapevolezza del suo ruolo. Potremmo dire quasi una consapevolezza che ci fa risalire ai tempi d'oro del XIX secolo dell'artista in quanto eroe. È un artista che ama il confronto con il pubblico, ma un pubblico scelto in base anche al filtro delle istituzioni. Gli piace infatti lasciare la sua impronta in luoghi particolari come i musei, dove c'è il rapporto tra un pubblico d'elezione, quello che entra, il rapporto col pregresso e con la storia. Non ha paura, ha coraggio a confrontarsi con la storia, e l'abbiamo visto con il Toro Farnese. E anche la propensione a lasciare un segno forte in luoghi pubblici affinché l'arte possa fare la differenza, e la differenza per una visione sul futuro. Yeah.
Thank you.